Cari amici, buongiorno. Oggi è il 14 di agosto, siamo a un giorno dalla Ferragosto. Andiamo a fare un'analisi sulle nostre candele daily. Ieri abbiamo visto, come avete potuto vedere, un oro fare un nuovo record, 1545, per poi arrivare nella stessa giornata a 1479 per chiudere attorno ai 1500. Andiamo a vedere oggi cosa succederà e partiamo con il nostro calendario. Un calendario che presenta, vedete qua, i dati cinesi, produzione industriale annuale che è negativo. Vedete alle 8 il PIL della Germania, che anche questo è negativo, potrebbe far deprezzare l'euro-dollaro. Vediamo la sterlina 1,9, anche qui abbiamo un dato negativo. Poi vediamo anche nel pomeriggio, abbiamo alle 16 le scorte di petrolio e poi per il resto, vedete, giornata abbastanza tranquilla. Andiamo a vedere adesso i nostri grafici. Prima metto qui come ci dice l'orario. Eccolo qua. E adesso andiamo a vedere la situazione sui nostri grafici. Euro-dollaro, vedete che euro-dollaro, dopo aver fatto, come vedete qua, tutte queste pimba, vedete che questa media 50 sta tenendo. Vedete che il prezzo non è riuscito a romperla. E vedete che ieri c'è stato questo candelone. E non ha rotto il minimo della candela precedente. Attenzione, per un momento trend qui, vedete che è parallelo, anche se nel weekly per me il trend rimane ancora short. Suggerisco di aspettare e vedere che cosa succede. La sterlina, anche qui vedete che continua la sua discesa. Vedete che la sterlina anche ieri, dopo aver chiuso questo l'altro ieri con questa candela inside, vedete che ha chiuso con un'altra candela inside, un'altra una doja, vedete che c'è tanta incertezza. Vedete che qui per il momento suggerisco di aspettare, non fare niente. Trend per il momento per me rimane ancora short. Dollaro yen, eccolo, facciamo prima il dollaro canadese. Dollaro canadese, vedete che come potete vedere voi stessi, vedete che ieri ha fatto, guardate questa doji enorme. Questo spike, vedete che la media, vedete che ha rotto il massimo delle ultimi 2 giorni, non dei 3 giorni, però ha rotto anche il minimo. Attenzione, qui c'è questo forte supporto, vedete che qui le medie sono, per me dovrebbe ancora tornare a scendere, per me qui suggerisco di aspettare, poi domani è Ferragosto, attenzione perché ci possono essere falsi movimenti. Il dollaro yen, vedete che lui ha fatto un ritracciamento, vedete, è ritornato al rialzo. Vedete che qui c'è stato questo doppio minimo, vedete qua. Adesso trend per me rimane ancora short, non faccio niente, aspettiamo di vedere che cosa succede nelle prossime giornate. Per il momento è inutile entrare al mercato adesso. AUD/USD come si è comportato? AUD/USD, vedete che la pin bar, vedete che si è fatto questo rialzo. Attenzione, attenzione, do adesso i dati americani. Siamo in una fase qui, diciamo, di lateralità. Siamo ancora per il momento in un trend short. Ovviamente, attenzione perché per me qui potrebbe ritornare a prendere questo minimo. E qui aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Poi andiamo a vedere Ethereum. Ethereum che dopo, attenzione, guardate dove si trova Ethereum. Eccolo qui. Attenzione, qui rischia di se rompe di andare a prendere i 183. Per il momento qui aspettiamo, siamo in una fase di lateralità, c'è tanta incertezza anche qui sull'Ethereum. Poi il Bitcoin, BTC, vedete voi stessi che il Bitcoin è tornato al ribasso, vedete che qui dopo questo massimo, vedete che potrebbe ritornare a prendere questo minimo. Staremo a vedere che cosa succede, per il momento suggerisco di aspettare. Poi andiamo a vedere il messicano, dollaro messicano, anche lui vedete che ha fatto questo candelone. Ieri avevo detto attenzione perché poteva scendere e vedete che qua c'è questa forte resistenza. Per il momento qui aspettiamo di vedere che cosa succede. Passiamo adesso all'US dollaro che vedete ripartito al rialzo, vedete che è rotto. Per il momento qui attenzione, trend, però c'è ancora questa incertezza, c'è lateralità, qui suggerisco di aspettare. Poi partiamo al gold, guardate il gold cosa ha fatto ieri, pazzesco, pazzesco, guardate cosa ha fatto il gold. E come potete vedere voi stessi, vedete che è andato a prendere la 1x2, vedete,
guardate, scusate, perdonatemi l'interruzione, guardate, è andato a prendere la 1x2 per poi fare un outside ribassista. Adesso sicuramente potrebbe, se rompe questo, potrebbe esserci un ritracciamento e andare a prendere i 1450. Per il momento starei attento sull'oro. Andiamo a vedere adesso il DAX. DAX, vedete che ieri è ripartito. Attenzione qui, attenzione a questo. Vediamo che questo potrebbe essere un minimo importante. Per il momento potrebbe andare a riprendere gli 11.946. Qui starei attento. Sul Dow Jones vedete che stessa cosa, anche qui il Dow Jones, attenzione perché anche qui abbiamo questo minimo qua potrebbe essere importante, per il momento trend qui bisogna vedere se questa è stata la chiusura, anche se per il momento rivedo ancora short, per il momento aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Poi il Nikkei. Vedete che si è mosso dalla stessa cosa che qui per il momento aspettiamo. Poi il US Oil, vedete che US Oil ieri, vedete che è andato a prendere, io solamente ho già messo lo stop a pari, è andato a prendere questo 57.500, io ho messo un target qua, trend per il momento rimane ancora al rialzo. E terminiamo con il copper, andiamo a vedere la situazione sul copper. Il copper che per il momento vedete che ha fatto questa bellissima partenza, vedete, eccola qua, vedete, questo minimo potrebbe essere un minimo importante, vedremo la chiusura settimanale, è inutile entrare al mercato. E il gas, dove io sono entrato, vedete che il gas per il momento anche qua è andato al rialzo a 2,16, vediamo se questo minimo terrà, vediamo se adesso andrà a rompere questo 2,20, vediamo questo primo target, premetto qui, aspettiamo e non facciamo niente. Io vi auguro ancora a tutti una buona notte, buon trading, ci sentiamo domani, ciao a tutti.